giochi, mamma, non ti preoccupare. La mia famiglia si chiama House of Talent e il mio talento ci farà brillare come che in questo cielo astrale. Ciao a tutti ragazze e ragazze, oggi siamo qui con una nuova avventura in Our Style Room. Inaugureremo una nuova rubrica, ovvero le Fashion Lesson. E prima di spiegare di che cosa si tratta, vi presento una mia cara amica, Caterina Cantoni! Sì! Ciao Caterina! Ciao tesoro, tutto bene? Ciao, sì, tutto bene. Grandissimo. Allora, prima di tutto ti voglio fare una piccola domanda. Cosa ne pensi della stanza? Sì, così. Questa stanza mi piace molto, soprattutto queste cose molto sobri, bellissime, adoro. Però sì, tutto bello, vorrei provare qualsiasi cosa. Vabbè, pian piano. Però adesso capiamo. Invece, la seconda domanda era, qual è il tuo rapporto con la moda? Allora, il mio rapporto con la moda in realtà è molto, cioè, moderno. Vabbè, dettagli. Cosa ti piace indossare? Allora, io solitamente indosso ciò che mi sta bene, quindi non ho uno stile preciso. Cerco di assecondare il mio corpo, le mie forme, perché secondo me è importante questo, cioè ognuno ha un suo modo di essere e di evidenziare la sua bellezza. Ok, molto bene. Ma che cosa sono le fashion lesson? Le fashion lesson non sono quelle lezioni che noi conosciamo, quelle noiose. Esatto. Sono le lezioni che puntano a farci apprendere qualcosa in più su indumenti che indossiamo ogni giorno. Perfetto. E oggi, cara Caterina, quale vestito ci hai portato da analizzare? Oggi vi ho portato dei jeans. Oh, interessante. Cioè, gli jeans comunque li abbiamo tutti quanti qui in Our Style. Sì, anche a casa. In realtà sono così banali che in realtà nessuno pensa alle mille possibilità che possono avere abbinamenti oppure proprio cose che si possono fare con i jeans. Questo è assolutamente vero. Che però non spoileriamo nulla. No. Benissimo, quindi abbiamo capito più o meno cosa andremo a fare. Sì. Ma tu sai esattamente più o meno. Dove deriva la parola jeans? In realtà no, mi coglio un po' impreparato. Vabbè, inizia a prenderli che intanto ti spiego. Vanno bene questi qua? Sì, perfetto. Okay. Allora, la parola jeans deriva da una parola genovese, che in realtà andate in francesi, che è gen o gennes, una roba del genere. Perdonate, io non sono esperta in non francese. Non sono francese. Ho fatto lo spagnolo, cioè ho studiato spagnolo. Okay. Quindi deriva da questa parola. Inoltre i jeans intorno al 500 venivano utilizzati come tessuto dei pantaloni del lavoro, perché erano molto pratici ed erano uno dei tessuti più resistenti. Ovviamente i jeans di una volta non erano i jeans che abbiamo ovviamente, perché ora sono elasticizzati. Poi ci sono 200 tipi di jeans, i boyfriend, i skinny, i push-up jeans, i mom jeans, di tutto e di più. Quindi c'è una bella differenza, però diciamo che sono molto molto antichi. Ok, però ora hai parlato sempre di sti jeans, ma cosa andiamo a fare realmente? Direi che intanto prendiamo le cose che ci servono per andare a fare quella cosa che faremo, però non quella vi posso svelare. No, lo scoprirete tra pochissimo. Esperti. Quindi, comunque dovete sapere che lei è un mago e fa compare le cose da nulla. Non sapevo nemmeno io. Ok, quindi cosa devo fare? Fai comprare il tavolo da lavoro. Ok, vado? Vai, 3, 2, 1. Mamma mia! Ragazzi, ma ho delle doti devastanti! Notiamo delle forbici. Ecco, stiamo molto attenti a queste cose perché ci sono sia le forbici che gli spilli. Quindi, ragazzi, stiamo attenti. Comunque, che poi non sono neanche della punta arrotondata. Esatto, vabbè, noi comunque siamo dei maestri, siamo molto pratici. Siamo dei maghi. Okay, con questi jeans cosa andremo a fare una pochette. Oh, okay. Interessante, carino. Allora, l'unica cosa, noi non possiamo realizzare questa pochette perché non possiamo cucire. Ovviamente, però voi lo potete fare. Esatto, fatevi aiutare anche dalla nonna, dalla mamma, tutti quanti. Quindi noi metteremo gli spilli come punto dove poi dovete cucire. Ok. Allora, iniziamo subito. Iniziamo, io già ti dico che non sono proprio praticissima. Allora, innanzitutto dobbiamo prendere i nostri jeans. Sì. E questi sono un po' grandi. E li tagliamo qui. Ok. All'altezza, diciamo, della coscia. Ok. Vado a tagliare? Poi prima facciamo un segno, sai, col pennarello. Così. Li pieghiamo in due, così il segno. Ok. E aiutati con un righello. Che però forse è meglio.
Vai. Io faccio la critica con a caso. Vado già a tagliare. Allora, abbiamo fatto una riga. Non credo si veda molto. Comunque, una riga. Allora, io tengo, tu tagli. Ok. Va bene? Vado. Dritto, eh? Vado. Ah, bello toast. Vuoi che facciamo il contrario? No, ce la faccio. Aspetta. Ok. Aspetta. Questo cos'è? Ok. Perché sta andando bene. Non è facilissimo comunque. Ah. Ma sì, facciamo dei jeans un po'... Facciamo, cambiamo innovativi. Lato? Vai, cambiamo lato che forse è meglio. Vai. Giro. C'è una puzza di pennarello. È incredibile. Sì, poi voi potete utilizzare qualsiasi quello che volete, sì. Basta che si veda. Questo non si vede molto. Dai, manca pochissimo. Oh! Fatto! Fatto! Olì. Allora, abbiamo due gambe che oltre tutto possiamo utilizzare per un'altra cosa. Che sì, allora, abbiamo dei bellissimi pantaloncini e ora li indossiamo. No, non è allora, vero. La pochette che avevo in mente di fare io, sostanzialmente dovete cucire l'estremità. Quella che abbiamo tagliato. Esatto. Io metterò, prendi, attenzione, sì. Qua, uno okay. Così, e poi possibilmente cuciteli da questa parte, quindi li girate. Internamente. Sì. Li girate e fate la cucitura interna, così almeno è più carino da vedere. Tieni, noi ora segneremo i punti in cui dovete cucire, però sembra anche un po' ovvio. Vabbè, noi non diamo nulla per scontato, ho paura di bucarmi un dito. Dovete fare molta attenzione perché pungono e non poco. Ok, quindi una volta fatti, una volta cucito, dovete girarlo. Ok, giriamolo. Esatto. Non far cadere in modo tale da avere ora, ora non si vede. Comunque avrete una sacca sostanzialmente. Una mini sacca. Sì. Esatto. Poi e potete scegliere o mettere una zip qua, che è più comodo. Esatto, comunque. Però io volevo fare le bretelle, le gambe. Ma tu proprio ci vuoi complicare la vita. Sì, a me piace le cose complicate. Quindi, tieni tesoro. Possiamo scegliere di fare o li teniamo così, cioè in realtà non però sono un po' troppo così. Grandi, forse dobbiamo tagliarle. Sì, o li tenete così e sostanzialmente fate come se fosse un fiocchetto e li mettete così. Sì, okay. Ma è enorme così. E poi l'altra dall'altra parte e li legate qua. Facciamo così, facciamo vedere. Vai. In questo modo? Vai, prendi quello. Ok. Questa è la prima opzione. Beh, la seconda carino. Opzione, esatto, è di prendere una gamba sola. Ok. Tagliare dove... Vai, facciamo come prima. Tieni il lato tengo solo. Io. Vai. Così. Tagliare dove c'è la cucitura. Perché è più facile, comunque non siamo aspetti, ci stiamo un po' arrangiando, ecco. Così? Vai. Ci sono dei pelucchi, sarà un po' lungo, però... Ah, facciamo quindi tu lo vuoi dividere a metà? Così sono più un po' meno, più piccolo. Più o meno, okay. Così, ok? Sì. Non lo tagliamo tutto, lasciamo un po'. Un pochettino non tagliato. L'altra parte. Dai, ok. Tagliamo però... Attenzione a non tagliare tutto quanto, ovviamente. No, seguiamo sempre le cuciture che teoricamente dovrebbe esserci. Teoricamente. Esatto. Poi potete anche utilizzare un tessuto un po' più, diciamo, spesso, così da poter fare gli strappi. Ah, ok. Quindi ora il e ora? Ok. Mettiamo... Quei lati. Esatto, così. Li mettete sostanzialmente come se fosse così. Le cucite così, capito? Ok, ho capito, al pantalone. Prendiamo gli aghi. Sono qui. Tieni. Noi facciamo giusto due punti. Poi ovviamente cucirete lì. Uno lì e l'altro. Dall'altra parte. Poi. Comunque il risultato devo dire che non è proprio uno dei migliori. Vabbè, ma adesso non abbiamo neanche però... cucito né niente. Quindi... Ah beh, sì. Ovviamente. Ok, quindi voi avrete... È molto artigianale. Esatto, una. Vabbè, qui dovrete cucire. Più o meno una pochette. Il risultato sarà quello.
Sì, beh, speriamo anche migliore. Poi mandateci le foto, fateci vedere, mi raccomando. Sì, io sono interessata. Siamo molto curiosi di vedere il vostro risultato, che sarà sicuramente migliore del nostro. E siamo pronti. Ok, ora posso andare? A presto, andiamo. No, è proprio carina. Andiamo, adoro. No, si è staccato però. Voi cucitelo, mi raccomando, sì, sì. Vabbè, e fin qua abbiamo capito. Poi ci sono altre mille possibilità, giusto? Sì. Per ora è tutto, direi. Comunque, per ora è tutto, sì, sì. Ragazzi, dopo la bellissima spiegazione di Caterina, sì, siamo tornati un po' diversi, un po', sì, un po' così. Ne abbiamo approfittato per, esatto, comunque un po' modificare la stanza. Infatti non perdetevi le prossime puntate, perché ci saranno tante cose nuove. Esatto, c'è anche lei che si chiama Billie Eilish. Ok, allora Caterina, avevo l'ultima domanda da farti. Se sei sempre stata sicura di te quando ti sei vestita, ho avuto momenti in decisione? Beh, sì, di solito quando esco così mi sento veramente me stessa. No, no, in realtà no. Sì, ma se, cioè, parlare seriamente con una cosa così addosso è veramente... Non si può. No, non si può. Però comunque no, non mi sento molto a mio agio. Faccio sempre un casino prima di uscire. Mm-hmm. Mia madre impazzisce tutte le volte, okay, perché se i vestiti sono per terra, non so mai cosa mettere. Però credo sia una cosa abbastanza comune. Sì, anche a me è capitato. Anche a me. Non so, ragazze. Comunque, ragazzi, per noi è tutto. Sì, per noi è tutto. Condividete, direi, ancora l'hashtag Our Style Room. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, mamma, non ti preoccupare.